andiamo a incontrare Iker Casillas. Buongiorno, ultimo giorno qua in Qatar. Non so in verità se tipo andare in spa o in palestra adesso, perché non ci sono mai andato in tutti questi giorni e da quello che ho capito c'è un bel centro benessere in questo hotel. E quindi non so se andare a godermelo l'ultimo giorno o non andare per non rosicare di non esserci andato gli altri giorni. Non lo so, sono già entrato nel mood depressivo per il rientro in Italia. Vabbè, let's go. Uscire mai dalla mia stanza e vedere sto posto in questi giorni. Vi rendete conto che quel tipo lì era blank? Ha vinto un mondiale, un europeo, ha allenato il Paris Saint Germain, ha giocato col Milan, il Napoli, okay, l'Inter. Infatti aveva una faccia nota, dicevo ma questo l'ho già visto, questo l'ho già visto. Poi quando mi ha detto che lavorava, che era qua per il calcio, gli ho detto ma scusa, ma chi sei? Perché probabilmente ti ho già visto. Sono blank. Ha detto ah, ok. Dopo aver incontrato Blank, Mike mi ha scritto, mi ha detto: vecchio, andiamo a incontrare Iker Casillas. È sempre stato il mio idolo Iker Casillas, quindi cazzo, che figata. Stiamo aspettando che finisca l'intervista e che venga lasciato qua, al di fuori dell'entrata del suo hotel. Siamo un po' in ansia perché non è scontata come cosa. Sappiamo che è qua e Mike lo vuole incontrare a tutti i costi, io pure. Quindi vediamo, vediamo. Maybe next time. Chiamata Torre Tornado è la meta che ci ospiterà questo pomeriggio. Com'è che qua c'è sempre da mangiare, sempre festa? Che vita che fanno questi, oh. Questa è tipo la bevanda ufficiale del Ramadan, una roba del genere, cioè. È buona. Allora, quest'inverno ho visto lo spettacolo di New York dal centesimo piano. Qua siamo al 51esimo. Quindi sono difficilmente impressionabile. Ma che terrazza c'è? Che mina. Bello. Bello. Decisamente bello. Magari non tiene il confronto con lo skyline di New York, ma cazzo, tanta roba. Bro, Emre, you don't know? I landed here when I came. Il cibo anche sul top. Questo è decisamente lo spot migliore. Boh, non si sa dove si torna a vedere questo sorteggio maledetto senza l'Italia. Una beffa incredibile. Uno dei tanti regalini che dovrò lasciare qua perché ho la valigia piena. Ho una scacchiera da portare a mio fratello che occuperà tutta la valigia e quindi that's it. Bellissima Doha comunque, secondo me un passo avanti a Dubai per quanto riguarda queste zone verdi, col parchetto, più gente in giro, sembra un po' più umana, un po' meno business oriented. Burek. Ok, Burek. Ok, in Turkish. Everything fried like this is named sambusa. Stanno litigando su come si chiamano i cibi. Questo ha detto che lo si mangia durante Ramadan. Buono?
sfogliatelle e formaggio. Allora, tutto il film che mi ero fatto sul sorteggio era un pochettino uno scam, perché alla fine siamo qua all'aperto. È un bello scorcio della città, ma vedremo il sorteggio non dal vivo, ma in questo, quello lì, quel teleschermo grande. Vabbè che c'è poco da vedere, per noi. Best team that never won a World Cup. Quanto si sta rosicando in questo momento? Abbastanza, dopo aver letto Gigi Buffon anche. It's now time for the start of the FIFA World Cup Qatar 2022 draw. Qatar. Allora, stavo pensando di tifare per la Croazia, perché è vicina a casa, e se dovesse arrivare in finale si può andare a far festa in Croazia, però poi ho pensato che giocano a dicembre e quindi farà freddo, quindi adesso sto cercando una squadra in cui possa andare a volare e a passare magari il periodo del mondiale per festeggiare con la gente del posto. Potrebbe essere il Brasile o magari l'Argentina, non lo so, adesso ci penso. Con il sorteggio mondiale, col settimo episodio, si chiude la serie sul Qatar, ragazzi. Spero vi sia piaciuta tanto quanto è piaciuta a me questa esperienza. Devo ringraziare infinitamente Mike che mi ha regalato questa opportunità, dopo aver già fatto tantissimo per quanto riguarda Dubai. Se vi siete persi quelle puntate, quella serie, la trovate anche lì, tutta raccolta in una playlist, come sarà raccolta tutta la playlist e tutti gli episodi del Qatar. Se vi sono piaciuti, ragazzi, lasciate un like, iscrivetevi. Non so cosa vedrete nei prossimi mesi, so che vedrete sicuramente qualcosa, perché l'intenzione è quella di continuare a pubblicare con grande costanza. E niente, ci vediamo in un prossimo video. Un saluto e grandi, se siete arrivati fino a qua, commentate con Road to 100k. Così, ciao.